Siamo con Mattia Gori. Mattia, 4-4, possiamo dire l'importante è aver portato a casa l'imbattibilità, dai, del palla dall'ago. No, vabbè, è stata una partita un po' strana perché siamo partiti bene, siamo andati su di 3, poi dopo vabbè, ci siamo fatti recuperare, siamo un po' calati, non sì, anche come ritmo. Io penso però che vabbè, già da settimana scorsa, quella prima, abbiamo lavorato un po' per il futuro, diciamo. Questa è stata una partita che comunque chiaramente non ci dava la possibilità, nel caso in cui avessimo vinto, di andare alle finali o comunque di passare il turno, quindi abbiamo lavorato, diciamo, in settimana per quello che sarà il campionato. È stato un test, diciamo, anche se alla fine è stata l'ultima partita della Coppa Italia. Sicuramente poteva andare meglio, però vabbè, dai, prendiamo i lati positivi, esatto, a questo giro. Quando ho visto quel tiro finale di Farina che è similato ha parlato Gini, ho cominciato a pensare male. Senti, possiamo dire una cosa, che il tuo impatto con la squadra è stato molto positivo, bisogna farti i complimenti perché hai dimostrato di essere entrato da subito, cioè la chimica era perfetta da subito, questo è sicuramente un buon vantaggio per la stagione vera e propria che parte, ribadiamolo, il 7 di gennaio col campionato e la sfida contro Berganze. Sì, innanzitutto ti ringrazio, no vabbè, io penso che la vedo sempre a livello di, diciamo, di gruppo, di squadra, sono contento di essermi, diciamo, ambientato nel gruppo di quelli che c'erano l'anno scorso, ma comunque siamo ambientati tutti nuovi, chi è arrivato. E niente, sì, no, adesso l'obiettivo, il principale, è il campionato, che lo è sempre stato, diciamo, e niente, abbiamo molto tempo, secondo me, per prepararlo e per non farci, diciamo, prendere. Anche più completi, insomma, magari c'è la possibilità di poter... Assolutamente. Di Andrea, sì, eccetera. Sì, okay. Andrea non è ancora al 100%, ci sta lavorando. Ci sta assolutamente. Facendo, diciamo, dei bei progressi, però chiaramente ci vuole tempo, sia per lui, per la squadra. Grazie Mattia, in bocca al lupo e a presto, grazie davvero. Vincenzo Mastropasqua, lo rubo dall'affetto degli amici e dei familiari, eccoci qua, lì. Vincenzo, senti, due cose. Primo, l'importante è aver portato a casa il risultato, cioè l'imbattibilità del palla dall'ago, che è statisticamente fondamentale. Cioè, prima, quando ho visto il tiro di Farina a un secondo dalla fine, ho pensato male. Secondo, diamo l'appuntamento a questi splendidi tifosi, alla società e a tutti, al 7 di gennaio. Cioè... Esatto. Noi vi aspettiamo tutti quanti il 7 di gennaio e non vediamo l'ora di ritornare in campo, anche se abbiamo appena finito, però comunque giocare in questo palazzetto con questi tifosi, con questo pubblico, è sempre un piacere, è sempre bello vedere il palazzetto pieno. Senti, in bocca al lupo per tutto, buon anno, che quest'anno è buon Natale, che è un Natale speciale per te, quindi mi raccomando. Okay. Grazie, buon Natale a tutti quanti, grazie. Grazie davvero. E infine, mentre sta per essere fotografato con la nuova sciarpa, vieni con la nuova sciarpa del Novara, facciamo vedere la nuova sciarpa dell'Azzurra Novara, guarda, facciamola vedere ai nostri tifosi. Prima in sede di telecronaca ho detto, bello che i tre gol vengono dal capitano, dal novarese profeta in patria, soprattutto la persona che hai sempre stato il primo a tirare le fila, a non mollare mai un attimo, proprio su questo discorso di non mollare mai. Possiamo dire che la vera stagione è veramente a gennaio, è a gennaio che si tirano le somme. Certo, a gennaio inizia il campionato, questa è la Coppa Italia, quindi si riparte da zero. Era importante, è stato un periodo di Coppa Italia duro, intenso, perché abbiamo vinto la prima, qui davanti ancora con l'entusiasmo dell'anno scorso, e poi purtroppo è arrivato un periodo negativo, dovuto da mille difficoltà. Io e i miei ragazzi non abbiamo mai mollato, ho sempre detto che comunque la Coppa Italia, essendo un campionato a partite secche, bisogna pensare domenica dopo domenica, a differenza del campionato che poi è un periodo più lungo. Purtroppo siamo arrivati all'ultima giornata con non poter far nulla davanti al nostro tifo, però ci tenevamo a far bene, peccato oggi non sia arrivata la vittoria, ma l'abbiamo sfiorata per un non nulla. Io la cosa che ci tengo di più di tutte è che davanti al mio pubblico comunque non abbiamo mai mollato, siamo imbattuti in Coppa Italia a casa nostra, che questa è una cosa importante, e niente, spero questi tre gol di aver fatto un bel regalo di Natale alla mia città e soprattutto a questi ragazzi che mi fanno rivivere un po' i momenti di quando ero bambino io, e niente, il non mollare mai è la mia filosofia fin da bambino, quindi ma adesso testa al campionato, che si riparte da zero, che Novara è importante, il pubblico spinge, quindi bisogna fare proprio un bel lavoro.
Grazie Oscar, buone feste, buon Natale e mi raccomando. Ok, grazie davvero. E un grazie a tutti. La palla dal lago, buon Natale, buon anno.